Mario Sali, segretario cittadino del Partito Democratico. Come vi avrete letto, noi stiamo aprendo un dibattito riguardo la posizione assunta nei giorni scorsi dal vostro dirigente Enrico Dagano, che è consigliere comunale, che in un post pubblico ha parlato di un'ipotesi di ricostituzione, di ridisegno del centro-sinistra d'Alghero partendo da un presupposto. La parola che ha fatto presa è tavolo sgombro. Cosa si intende quando si parla di tavolo sgombro da persone eventualmente che possono essere ingombranti, Mario? Ma intanto fammi dire, Tonio, che la discussione del direttivo appena concluso ha trattato anche questo tema, quindi insomma un tema che poteva interessarti. Abbiamo naturalmente parlato anche di elezioni regionali, analisi della situazione nazionale, però ecco, il tema che tu proponi è il tema che affronteremo dopodomani, perché domani domenica, intanto fammelo dire, faremo le primarie per l'elezione del segretario nazionale, è un passaggio molto importante. Noi abbiamo affrontato gli appuntamenti elettorali adesso, ultimi, come dire, come un giocatore che corre con una palla al piede oppure con un piede legato, senza un'organizzazione nazionale. Da domenica il partito sarà riorganizzato con la propria autorevolezza, con una guida, con la chiarezza, e soprattutto quello che più ci preme è avere un partito unito, un partito che marcia in una direzione, che ha l'obiettivo comunque di essere utile alla nostra nazione. Questo è il tema che affronteremo. Per quanto riguarda la domanda, e non voglio fare tanti giri che fai tu, Tonio, la riflessione del nostro consigliere comunale Enrico Daga, tra l'altro il nostro candidato a sindaco nelle ultime elezioni amministrative, è intanto una riflessione personale, ma mi pare che rappresenti anche un po' il tema, le tematiche che noi stiamo discutendo. Partire da quel 33% centro-sinistra significa pensare a una coalizione ampia. Oggi nessuno è autosufficiente, lo vediamo a destra ma anche a sinistra. Una coalizione ampia significa parlare innanzitutto di programmi, far capire ai cittadini che vogliamo governare per proporre questioni fondamentali e proporre soluzioni, quindi il progetto, il programma e il progetto. E poi naturalmente si parla anche di persone, ma il tavolo sgombro oggi significa non affrontare una discussione politica partendo da posizioni che devono essere occupate per forza. Noi oggi privilegiamo la Costituzione, la costruzione di una coalizione che parla di programmi, di progetti e poi nomi. Prima il progetto, poi la squadra e poi chi è capace di rappresentare. Questo discorso serve soprattutto ad allargare la coalizione. Non si può pensare di ingessare una coalizione pensando a dei nomi che oggi mi verranno. Naturalmente sarà una coalizione che in modo intelligente comunque sceglierà il candidato migliore, che possa rappresentare tutti e che possa avere capacità realizzative. Noi abbiamo bisogno di realizzare, aggregare e realizzare un progetto chiaro che la gente capisca. Ma può la città di Alghero partire senza tenere presente le attuali forze in campo? Le attuali forze in campo sono Raimondo Cacciotto, indiscutibilmente l'attuale sindaco Mario Bruno, che però è disponibile, a quanto ho letto anch'io sul suo profilo Facebook, a farsi da parte, però aspettando da parte vostra il nome di una persona che possa fare il sindaco al posto suo. Cioè, sembra più una provocazione del sindaco, che ha capito il senso delle vostre posizioni. Certo, ma non è questa l'impostazione nostra, non è che intanto noi non abbiamo preclusione nei confronti di nessuno, noi abbiamo un pensiero un po' più largo, noi pensiamo le cose da fare, cioè questa impostazione di avere subito un nome la riteniamo una impostazione errata. Certo, Raimondo per il centro-sinistra in questa città è una risorsa, ma sono risorse tutti e vanno prese per quello che sono. Noi però abbiamo un'impostazione... Anche il sindaco attuale? Sono tutti risorse a disposizione della città, però dire che ci sono posti a prescindere, occupati, lo ritengo un errore di impostazione. Parliamo di quello che si vuole fare, di come lo si vuole fare, con chi lo si vuole fare, e poi alla fine troveremo l'accordo per chi rappresenta al meglio il progetto. E quello che si dice fuori da queste stanze sostanzialmente è: ma il PD oggi può dettare eventualmente questi tempi, perché parliamo di un partito che sta dicendo come organizzare eventualmente il centro-sinistra.
Siamo sicuri che sia la formula migliore questa? Guarda, ti ringrazio Tonio per questa domanda, perché oggi il Partito Democratico fa un bagno di umiltà e lo fa non così come per dimostrare che sta cambiando look, lo fa perché è necessario, ma un bagno di umiltà è necessario da parte di tutti. Oggi dobbiamo parlare di questioni diverse, non di chi si siede a capotavola, dobbiamo parlare, ripeto, è un'impostazione totalmente diversa, con umiltà ci sediamo in un tavolo paritario dove tutti rappresentano un pezzo di società e tutti hanno la dignità politica di poterla rappresentare al meglio quel pezzo di società, quindi nessun capotreno e nessun gregario, ma soprattutto iniziamo a anche, come dire, no? A vedere i partiti in un modo un po' diverso. I partiti, ecco, devono finire di essere visti così come un albergo a ore. I partiti sono dei luoghi nei quali si discute e si fa politica, vanno rispettati per questo, però i partiti che pretendono rispetto per queste questioni devono averne anche per gli altri. Quindi parità per tutti. Però è indiscutibile che questo modo di parlare ricorda vagamente i grandi sofismi degli anni 70, caro Mario, perché alla fine qualunque coalizione deve confrontarsi con i numeri, con i voti, e beh, quando uno si siede a tavola, come si dice in gergo, deve depositare quello che eventualmente porta, la dote, tra virgolette. Certo. Certo, Tonio, ma infatti ci si deve rapportare numeri, ma io ho fatto una premessa e voglio credere in quello, insomma, credo in quello che dico, perché a mio avviso oggi, cioè parlare alla pancia dei cittadini serve fino a un certo punto, immaginare, no, così come fa Salvini, di poter continuare a parlare di paure, ad alimentare le paure, immaginare di risolvere le questioni per esempio interne. Lui è un ministro degli interni, immagina di governare il suo ministero facendo armare, dando un'arma ai cittadini perché si possano difendere. Lui ha il dovere di fare ministro, di pensare alla sicurezza interna in un campo democratico. Immaginare di distogliere l'attenzione pubblica proponendo questioni come quelle che emergono in questi giorni, riaprire le case chiuse, ci sembra la voglia di distogliere l'attenzione. Noi riteniamo che occorra veramente pensare a ciò che parla al cervello delle persone un po' meno alla pancia. Forse magari immediatamente non porta tanti voti, ma siamo sicuri che un lavoro in prospettiva poi si possa fare e i frutti li porti lo stesso. La mia domanda era: si può andare a un tavolo? Perché io comunque torno nel locale. Certo, la politica a grandi livelli ci siamo, ci capiamo, perché è corretto quello che un segretario di un partito come il PD dice, però io ho detto un'altra cosa, parliamo di un tavolo e delle persone che si devono misurare con i numeri. È possibile che in una città dove c'è un sindaco attuale, un partito grosso come il PD, stia dicendo questo e certificando il fallimento dell'attuale sindaco in carica? Io ho questa visione, io ritengo che in questa città ci sia un'area, che è l'area democratica, che è un'area consistente, che rispetto anche ai numeri, visto che parliamo di numeri, ai numeri regionali, sia un'area che supera il 20%, e io da lì voglio ripartire. Ma i numeri a nostro avviso si fanno possibilmente parlando al cervello delle persone e non alla pancia, quindi non facendo obbligatoriamente politiche populiste, ma facendo politiche che si propongono un orizzonte un po' più ampio. Naturalmente le coalizioni sono importanti, le coalizioni devono essere fatte pensando intanto alla propria metà campo di appartenenza, al proprio campo di appartenenza. Noi facciamo parte del centro-sinistra con un occhio, a mio avviso, su quella parte che rappresenta una forte fetta di questa società con la quale non possiamo non dialogare, che è il centro. È con questi che dobbiamo cercare naturalmente di trovare un filo conduttore e mettere
mettere d'accordo la sinistra, che comunque anche rappresentata da piccoli gruppi, ha necessità di un momento di sintesi. E non c'è il rischio che cercando una determinata area si possa perdere quell'altro pezzo che contraddistingue il cartello centro-sinistra? Certo, i tavoli di discussione servono a questo, servono a confrontarsi, servono ad essere aperti e servono soprattutto, come dicevo prima, a, con un bagno di umiltà, non sedersi a capotavolo, ma a rendere protagonisti tutti. Se ci si sente protagonisti e se si lavora su temi che possono essere condivisi ma che hanno un fine, che è quello di dare una mano alla nostra comunità, io penso che quell'accordo non possa non trovarsi. Però io torno alla domanda, perché a me piace fare le domande che possono essere anche un pochino brutte, tra virgolette. Allora, io poco fa ho detto che mettere in discussione l'attuale sindaco all'interno di un cartello non è un po' certificare il fallimento dell'amministrazione di questo sindaco? Ma insomma, la storia delle elezioni amministrative in questa città la conoscono tutti. Noi siamo un partito che si è presentato alle elezioni amministrative con una lista singola, con un progetto singolo. Ultimamente il nostro partito ha fatto una scelta indirizzata al bene collettivo, che era quella di sperare nella realizzazione di alcuni punti programmatici, però poi i conti insomma si possono fare, non facciamo tanti giri e i risultati non ci sono, manca ancora un mese e poco più di amministrazione, vediamo se arrivano, poi si farà un bilancio dei risultati raggiunti. Al momento possiamo dire che questi non ci sono, non si vedono. Poi non è il tema del giorno quello del sindaco sì o sindaco no, il tema del giorno è trovare una coalizione in un clima nel quale il vento è contrario, nel quale bisogna aggregare anche forze nuove, forze che da questa esperienza amministrativa ne sono uscite con le ossa rotte. Noi dobbiamo cercare di fare un recupero in quel senso e dopo si parlerà di sindaco. È un discorso complicato, arriviamo subito a quella che dopodomani è la giornata particolare. Si parla delle primarie che devono trovare e nominare il nuovo traghettatore di questo PD, un attimino così in cerca di un faro che lo illumini. Si parla di Zingaretti. La mia domanda è questa: come mai ad Alghero in città complessivamente si sta andando tutti verso Zingaretti, sebbene ci siano due opzioni all'interno del direttivo cittadino? Ma io non credo che nessuno abbia la sfera di cristallo e possa capire quale sarà, sapere prima quale sarà il risultato delle primarie di domenica. Le primarie di domenica le faremo, noi le faremo seguendo le regole, le faremo sperando in una forte partecipazione, sperando che questa comunità capisca che c'è bisogno anche di un Partito Democratico forte per poter fare passi avanti. I conti poi li faremo alla fine. Dire oggi che quale sarà il vincitore la ritengo anche una cosa poco corretta nei confronti dei tre candidati. Se poi vogliamo uscire fuori non da quello schema un po' caricaturale, così come abbiamo letto in questi giorni di qualcuno che sostiene Controordine Compagni, possiamo semplicemente dire questo: che c'è la consapevolezza in questo circolo che è necessario avere un segretario nazionale autorevole e che deve avere consensi. Abbiamo notato anche un'altra cosa, che tra i tre candidati le differenze sono minime, sono tre persone per bene, tre persone rappresentative comunque di un partito così importante, che però anche loro riconoscono la necessità, i tre candidati, di avere una leadership forte, autorevole e riconosciuta. Mario, essere segretario del PD oggi, un momento particolare, un partito che viene additato come il responsabile delle nefandezze più grandi, diciamo che qualche cosa è successa, qualche equilibrio si è rotto, che cosa si prova a essere ancora comunque su una nave che sta cercando un buon porto di approdo? Guarda, ti ringrazio Tonio per questa domanda, e questo è il nono anno che io faccio segretario di questo circolo e devo dire che sono stati anni entusiasmanti, che mi hanno tolto tempo magari anche un po' per le amicizie, negli affetti familiari, che però devo dire che la mia famiglia è contenta di quello che fanno, perché sanno con che spirito affronto queste sfide. E rappresento un partito che ha attraversato
i tempi, no? E ha visto anche la volatilità del consenso. Noi siamo passati 5 anni fa da 8.000 erotti voti nelle europee ai quasi 4.000 nella sconfitta delle comunali, alla batosta, perché diciamolo, che però ha mantenuto, nonostante avessimo affrontato questa tornata elettorale a mani nude. Noi siamo un circolo che combatte a mani nude, solo con le nostre facce registriamo il voto che c'è. Però ecco, fammi concludere in questo mondo. Sic transiti gloria mundi, è effimera la gloria di un momento. Da 8.000 voti a 1.000 voti, ma siamo convinti che dentro questo circolo ci siano le intelligenze per poter ripartire. L'importante è che la gente capisca che tutto il nostro impegno è a favore di questa comunità, questo è ciò che più ci preme, e per questo abbiamo il dovere di usare anche le nostre intelligenze e di fare le scelte migliori.